quindi per me un grande onore e una gioia poter consegnare le chiavi di questa struttura, la Casina dei Vallati, una struttura del IX secolo che quindi è dal punto di vista dell'età della struttura è il secondo edificio dopo il Palazzo Senatorio appartenente al Comune di Roma, quindi ha anche un suo valore simbolico in quello. Con queste parole il sindaco Ignazio Marino ha consegnato alla comunità ebraica di Roma, alla vigilia della giornata della memoria, la casa provvisoria per il Museo della Shoah in attesa di quella definitiva a Villa Torlonia. È la Casina dei Vallati a Largo 16 ottobre 1943 nel Portico d'Ottavia, cuore del ghetto ebraico della capitale. Marino, con un gesto simbolico, ha donato a Leone Paservan, presidente della Fondazione Museo della Shoah, le chiavi del sito destinato ad essere il luogo del ricordo. Consegniamo questo edificio, un edificio importante del IX secolo, che possa essere il luogo dove coltivare la memoria. La memoria è un esercizio a volte faticoso, impegnativo, ma credo che sia importantissimo trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti la memoria di ciò che accadde, di quello sterminio violentissimo che venne condotto sulla base di ideologie che per fortuna sono state cancellate nel nostro continente. A presenziare l'evento i sopravvissuti all'olocausto Sami Modiano, Piero Terracina e le sorelle Bucci, gli assessori capitolini alla cultura e alla scuola con delega alla memoria Giovanna Marinelli e Paolo Masini, il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, il presidente dell'Unione Italiana delle Comunità Ebraiche Renzo Gattegna e quello della Comunità di Roma Riccardo Pacifici. Paradossalmente questo è ancora più importante del luogo che poi sarà espositivo, quale sarà, immaginiamo, Villa Torlonia. Questo è il centro della ricerca, dello studio, della continua ricerca che ci aiuta anche a recuperare tutte quelle che sono quelle testimonianze interessanti, a volte anche tragiche, su questa pagina così buia per l'umanità.